Salve, bentrovati. In merito all'ultimo notiziario fatto dalla nostra associazione, nel quale avevamo dato l'annuncio della manifestazione N in mostra, qualche ora dopo la registrazione è arrivata da parte della Camera di Commercio una nota nella quale la stessa Camera comunicava che a causa della grave situazione finanziaria venutasi a determinare presso la Camera, conseguente ad un recente provvedimento di pignoramento subito dalla stessa ad opera del Consorzio Ennese Universitario, il commissario ad acta ha deciso di sospendere l'intera programmazione della spesa e i relativi pagamenti dell'ente, anche il preannunciato contributo alla Fiera di Enna è pertanto da ritenersi sospeso. Vista questa notizia, le organizzazioni si sono subito riunite e hanno deciso di riunirsi in assemblea permanente presso i locali della Camera di Commercio. Infatti è da diversi giorni che sono presenti gli imprenditori e i dirigenti delle associazioni presso i locali della Camera. Martedì 10 le associazioni saranno ricevute all'ARS in audizione dinanzi alla Commissione Attività Produttive presieduta dall'onorevole Bruno Marziano, il quale tra l'altro è stato presente alla Camera di Enna incontrandosi con le stesse organizzazioni, così come sono stati presenti alla Camera di Commercio di Enna l'onorevole Maria Loro e l'onorevole Luisa Lantieri, che hanno ascoltato le associazioni presenti in assemblea permanente presso i locali della Camera stessa. Fondamentale, dobbiamo registrare, è stato l'intervento del sindaco di Enna Paolo Garofalo, il quale non solo ha sollecitato l'intervento del prefetto, ma soprattutto ha fatto in modo che il commissario della Camera, l'ingegnere Nicolosi, e il commissario del consorzio universitario, avvocato Lobianco, si incontrassero. L'incontro è previsto per lunedì 9, per riprendere la transazione del debito che ha causato la sospensione dell'intera programmazione delle spese della Camera, compreso il contributo per la realizzazione della mostra. Transazione dalla quale dovrebbero scaturire il ritiro del pignoramento, speriamo. Resta in ogni caso sempre appesa la problematica inerente la mancata firma da parte dell'assessore alle attività produttive Linda Vancheri del decreto di assegnazione dei seggi alle associazioni di categoria per il rinnovo degli organismi della Camera. Abbiamo già dato diverse volte notizia di questa situazione incresciosa della Camera di Commercio. Naturalmente il discorso del contributo della fiera che è stato sospeso è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e quindi ha costretto tutte le associazioni a questa manifestazione che si sta tenendo ancora in questi giorni presso la Camera di Commercio, questa assemblea permanente. Speriamo si risolva tutto nell'incontro. Vi daremo notizia comunque. Passiamo alla notizia del fermo degli autotrasportatori che avevamo dato sempre nell'ultimo notiziario. Gli organi decisionali del coordinamento unitario UNATRAS e di ANITA, UNATRAS ricordiamo che CNA FITA fa parte di UNATRAS, valutate positivamente le risposte ricevute dal ministro Lupi, in particolare sul ripristino delle agevolazioni sulle accise e sulla riduzione del costo del lavoro, INAIL, ed acquisito il protocollo d'intesa che impegna il ministero su tutte le altre criticità rappresentate, hanno revocato il fermo nazionale dei servizi di autotrasporto. Nel risultato ottenuto c'è la consapevolezza di aver conseguito quanto principalmente richiesto dalla base associativa e che in un paese che vive in una situazione di drammatica emergenza e di instabilità non si possono fare proclami che esulano dalle cose perseguibili se non si vuole scivolare nell'irresponsabilità o peggio utilizzare l'autotrasporto per rivendicare interessi diversi. Questo in effetti sta succedendo da parte di altre associazioni che stanno proclamando anche tramite Facebook ed altri canali di comunicazione questo paventato fermo. Diverso è il punto di vista della CNA FITA. Davanti a questa precarietà istituzionale all'autotrasporto sono state avallate risorse importanti. Si è visto confermare i fondi per il rimborso delle accise, come abbiamo già detto, prima e durante la proclamazione del fermo. Chi oggi, fuori da questo contesto, intende perseguire forme di protesta caratterizzate, almeno negli annunci che sono stati fatti da toni esasperanti che istigano inconsapevoli e purtroppo anche sofferenti imprenditori a manifestazioni violente, va condannato. Noi e i nostri autotrasportatori non sono d'accordo assolutamente a questo fermo.
Tutto ciò infatti espone la nostra categoria, sfruttandone i problemi e le disperazioni, ad un attacco ingiustificato, perché si sa che una volta che si fa un vermo, chi viene additato per primo sono sempre gli autotrasportatori. Questa è una cosa che noi condanniamo assolutamente. I nostri autotrasportatori non aderiscono a nessun vermo. Per questo noi come CNA FITA per tempo prendiamo netta distanza e in tutte le sedi opportune si adopererà per segnalare questo approccio. Il senso della rappresentanza è quello di portare a casa risultati concreti e immediati, senza illudere o nel peggiore dei casi utilizzare i problemi o la disperazione degli imprenditori per altri fini. La categoria ha molte questioni irrisolte, malgrado i numerosi fermi che sono stati fatti. Quindi non sempre un fermo porta a dei risultati, anzi, molte volte, come è stato in passato, inginocchia l'intero paese. Questa è una cosa che dobbiamo evitare assolutamente. Vi terremo informati comunque su tutte le questioni che sono in questo momento in auge. A presto, per oggi è tutto.